Ciao a tutti! Oggi cose non a caso del mese di novembre, quindi vi parlo di un sacco di cose, prodotti, articoli, abbigliamento, cibo, di tutto, che ha caratterizzato di più il mio mese di novembre. C'è tanta roba, è un video bello ricco, un po' come quello del mese scorso, quindi insomma cominciamo perché ho tanto di cui parlarvi. Allora, cominciamo dalla skincare. Innanzitutto vi linko qui sotto un video che in questo mese ho dedicato a una skincare routine oculata, diciamo così. Ho proprio dedicato un video a un modo per scegliere dei prodotti di skincare che siano efficaci e che non vadano necessariamente nella direzione dell'high-end o necessariamente nella direzione del low cost. E oggi ho da mostrarvi alcune cose di quelle che avete visto lì e un prodotto invece che non avete visto in quel video. Allora, tra quei prodotti, quelli che sicuramente ho utilizzato per più tempo perché sono stati i primi che sono entrati nei miei armadietti della skincare, sono queste due creme di L'Oréal. Sono due creme viso, vi ho già detto che sono delle linee più basiche di L'Oréal, quindi costano veramente poco. Siamo tra i 4,50 e i 9 euro per crema. Mi pare questa sui 4-5 euro e questa sui 9, qualcosa del genere comunque. Allora, parliamo, ripeto, di linee basiche. Questa è la L'Oréal tripla attiva per pelli normali e miste. Si tratta di una crema bianca, normalissima, che però, come avete sentito, è studiata per pelli appunto normali e miste, quindi è relativamente leggera. Dico relativamente perché non ha una formulazione in gel che si assorbe o evapora velocemente, è proprio una crema, però è una crema che si fonde bene con la pelle, dà una adeguata idratazione a una pelle appunto normale, direi, ma non è troppo per una pelle mista. Questa è una crema che, come vi ho già detto, trovo indicatissima per le ragazze molto giovani, sia per il giorno che per la sera. Per me è adatta di giorno. In teoria, vista l'età, viste le esigenze, anche il fatto che tende un po' la mia pelle a disidratarsi in alcuni punti, nonostante sia anche una pelle mista, questa è un po' leggera per me. Però ho dovuto correre ai ripari in questo mese, soprattutto per il fatto che soffro moltissimo di vampate e appunto quando arrivano le vampate si tende a sudare in viso. Quindi questa crema mi viene in aiuto. Preferisco magari insistere un po' di più con prodotti più nutrienti la sera e utilizzare e avere comunque un siero idratante sotto e utilizzare una crema più leggera di giorno. Io la trovo indicatissima in questo senso. La uso specialmente di giorno quando so di dover uscire, di star fuori a lungo, quando so che appunto non posso andare a ritoccare la skincare nel corso della giornata, sono truccata e sono appunto fuori. Ma è molto molto buona anche questa crema. Questa è indicata come età 45 più, però insomma è un'indicazione di massima. Si tratta di attiva antirughe. Scusate, perché ovviamente ho bisogno degli occhiali. Attiva antirughe retinopeptidi. Questa è una crema giorno che però io utilizzo volentieri appunto la sera perché ovviamente è una crema un pochino più densa, un pochino più ricca, metto un bello strato la sera e la mia pelle è bella nutrita per tutta la notte, mi piace molto in questo senso, ma la uso anche di giorno quando magari non mi trucco, quando so che se ho le vampate sono a casa e non è un problema e io con questi due prodotti mi trovo veramente molto molto bene. Un prodotto invece che non avete visto in quel video e che assolutamente non è low cost, ma che amo alla follia, è questo tonico di Elemis. Sapete che non Elemis, QVC mi ha mandato una serie di prodotti di questo magnifico brand nel corso dell'anno, un po' prima della primavera, mi pare. No, questo non fa parte dei prodotti che mi sono stati inviati, ma l'ho acquistato io. L'ho trovato sui 25 euro, che sicuramente non è un prezzo di per sé conveniente. Si tratta di 200 ml di prodotto, ma come vi spiegavo proprio in quel video che vi linko qui sotto, secondo me il punto è cercare di acquistare, di utilizzare le cose che sono adatte alla vostra pelle.
indipendentemente dal prezzo, mixando appunto le tipologie di prodotti che utilizzate. Uso molto volentieri queste creme che costano pochissimo perché la crema ha una funzione più che altro protettiva per la pelle. Io non chiedo più che idratazione e nutrimento a una crema e mi trovo benissimo con queste. Questo prodotto invece è favoloso, si tratta del... Io ci provo tutte le volte a leggere senza occhiali e non so perché. Del Rehydrating Ginseng Toner Refreshing Facial Toner Lotion Tonic. Vabbè, c'è scritto anche in francese. Allora, si tratta di un tonico reidratante e soprattutto lenitivo. Lo sapete che è una pelle sensibile, reattiva e questo prodotto è fantastico. Io lo so che tante persone al tonico non prestano particolare attenzione, io invece sì, perché su di me un buon tonico fa la differenza. Questo è meraviglioso la mattina perché proprio rende la pelle morbida, idratata, lenita e la sera, soprattutto dopo la fase della rimozione del make-up, della detersione, questo prodotto rimette al mondo la pelle. Parliamo anche del fatto che ha un'erogazione incredibile. Allora, questo prodotto esce come una nuvola sulla pelle. Non avrete una gocciolina, non avrete la pelle fradicia da dover tamponare per forza. È pazzesco questo erogatore e per fortuna, perché io ritengo che in prodotti a questo livello, anche di costo, tutto debba essere perfetto, altrimenti mi arrabbio. Mi piace da morire. Quello che vedete che ne ho fatto è l'utilizzo di un mese intero, quindi sì, sono 25 euro, ma lo utilizzerò realisticamente 5-6 mesi, mattina e sera, quindi lo sfrutterò alla grande e va benissimo così per me. Anche la combo labbra che vi mostro è costituita da prodotti per me perfetti. È la combinazione ideale per chi ha labbra che si seccano facilmente, che si screpolano, che si tagliano, quindi ha bisogno di idratazione e nutrimento, ma anche di riparazione. Allora, il prodotto ideale è il Nux Rev de Miel. Ve ne parlo da che ho aperto il canale perché io ne ho comprati tantissimi e ve ne parlavo già nel 2015-2016. Si tratta di questo balsamo abbastanza ceroso e denso, la confezione è cambiata nel tempo, ma il prodotto è lo stesso ed è meraviglioso, è davvero davvero riparatore, io lo amo alla follia, è un profumo che adoro, è un misto tra miele e arancia, mi piace tantissimo, questo è meraviglioso per la sera, per fare degli impacchi anche un po' importanti sulle labbra o anche di giorno se non esco. Se voglio un prodotto invece più veloce, che è più idratante e nutriente che riparatore, questo è il prodotto perfetto. Si tratta di Elan Linea Apelab, appunto un balsamo labbra al miele e cera d'api. Mi avete visto utilizzare anche questo prodotto in questa forma, però devo dire che lo preferisco in stick perché rispetto al Rev de Miel è un po' più scivoloso, un po' più leggero e secondo me in stick rilascia la quantità adeguata di prodotto. Col pot, dal barattolo bisogna stare un po' più attenti a non prenderne troppo. Per me questa è la combinazione ideale. E vi ho detto che di questo esiste anche questa versione, come del Rev de Miel esiste lo stick, ma lo stick del Rev de Miel non mi piace tanto questo, mentre il prodotto in barattolo di Elan non mi piace tanto questo, tanto quanto questo, quindi io mi trovo bene con questi due prodotti insieme. Allora, salto tutto quello che riguarda il corpo, perché non c'è niente di nuovo rispetto anche qui a un video che vi ho girato sulla mia body care routine, non ho niente da aggiungere, vi parlo però del profumo, è uno solo questo mese, che ha caratterizzato particolarmente il mese di novembre, direi che l'ho usato praticamente tutti i giorni da che ce l'ho, da più di 20 giorni. Mi è stato regalato da Michela, che ringrazio ancora tantissimo, si tratta di un profumo di Fragonard. Si chiama Rev Indien. Ve l'ho presentato la prima volta nel video che ho fatto sul cambio stagione profumi e io mi sono innamorata di questo profumo. È una de toilette, ma è estremamente persistente e anche
dall'intensità medio-alta. Si tratta di una sorta di Shalimar desaturato, ve l'ho già detto. È un buon sostituto di Shalimar, senza però quella parte un pochino più vintage e anche animalica che tiene tante persone distanti da Shalimar. È stata così carina Michela che mi ha mandato, guardate la cura, in questo bigliettino la piramide olfattiva del profumo che adesso vi leggo. Si tratta di un profumo che ha in testa limone e bergamotto, quindi una testa abbastanza simile a quella di Shalimar, che parte con queste note agrumate. Poi abbiamo nel cuore rosa, gelsomino e iris, quindi un cuore molto classico, un fiorito classico direi, e talcato. E poi abbiamo vaniglia, benzoino e patchouli. Io il patchouli lo sento soprattutto sulla lunga distanza. Mi piace da morire questo profumo, veramente da morire. E Michela, ti ringrazio ancora tantissimo. Per quanto riguarda i capelli, vi parlo di una riscoperta. Io vi avevo già parlato mesi fa, mi pare, di questo prodotto di Revlon, che è piuttosto famoso. Lo trovate o nei negozi per parrucchieri oppure su Amazon tranquillamente. Si tratta del Revlon Unique One, in questo caso è il Coconut Hair Treatment All in One. È un prodotto molto leggero che si eroga in questo modo o direttamente sui capelli, o io preferisco farne 4-5 pusciate sulla mano e poi andare a distribuirlo nei capelli. È un fluido molto leggero, lattiginoso, quindi non ha una consistenza così importante, cremosa da appesantire i capelli assolutamente, ed è un all in one perché fa un po' tutto. Aiuta a districare meglio i capelli. Io infatti lo metto prima di spazzolarli, dopo averli lavati ovviamente. Prima di spazzolarli applico questo prodotto e poi spazzolo i capelli perché si spezzano meno. Quindi aiuta a districare ancora di più rispetto al balsamo che avete usato prima o alla maschera. Protegge dalle fonti di calore, dona lucentezza, insomma, fa un sacco di cose. A me quello che interessa di più è il fatto che districa, rende il capello bello luminoso, toglie l'effetto crespo, almeno nei limiti del possibile, ed è leggero e lascia i capelli lucenti. A me questo piace molto, ma ho ereditato, questa è una beauty adoption da parte di un'amica, il capostipite di questa linea. Ci sono tante profumazioni. Questo è appunto lo Unique One All in One Hair Treatment, quello normale. 10 Real Benefits, questo. Questo ha una profumazione tra un po', diciamo, l'erbacio e il salone dei parrucchieri. Questo ovviamente profuma di cocco. Ora, io pensavo che la differenza fosse solo nel profumo, ma devo dire che questo mi piace decisamente di più, quindi evidentemente ci sarà anche qualche altra differenza. Non lo so, non ve lo so dire, non ve lo so spiegare, non so se è una mia fisima mentale o se è veramente così. Io questo lo trovo ancora più leggero, scivoloso sui capelli, ancora meno pesante. E rende i capelli ancora più luminosi. Fatemi sapere se sto sognando, se è una mia idea, ma veramente io quando ho preso in mano questo ho detto: ma cavolo, ma non è come questo. La volta successiva ho usato questo e io ho riscontrato questa differenza, non so cosa dirvi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, perché sono un po' confusa in questo senso, ma in questo momento decisamente preferisco questo prodotto, senza ombra di dubbio. Allora, andiamo al make-up. Dunque, partiamo da un prodotto viso che ho utilizzato non stop questo mese e parliamo di un blush. Questo è l'unico blush che io possegga di questa linea di MAC. Si tratta di Glow Play Blush e si tratta di un blush in crema. Sapete che io di prodotti in crema ne uso pochissimi, ma guardate quanto ne ho usato di questo. Ha una consistenza piuttosto strana perché se lo toccate vedete che si lascia l'impronta, si lascia il segno. È come elastica, gommosa. Sulla pelle ha un effetto cream to powder e si può applicare tranquillamente col pennello come un normale blush in polvere. Io l'avevo acquistato un po' di mesi fa e ve ne avevo anche già parlato, ma l'avevo usato meno di quello che avrei pensato perché
mi metteva un po' l'ansia questa cosa della crema, cioè volevo utilizzarlo prima di mettere la cipria perché avevo paura che poi facesse un po' di paciugo con la polvere, mi dimenticavo, insomma, sto mese ho detto, sai cosa facciamo? Proviamo a utilizzarlo normalmente, senza pensarci, mi metto la mia cipria e metto il blush. Beh, funziona, è quello che ho addosso. Io ho la cipria su tutto il viso e dopo ho messo questo e non fa nessuna crepa, cioè non è un prodotto cremoso che a contatto con le polveri in qualche modo si screpoli. Poi mi dispiaceva tra l'altro metterlo prima della cipria perché questo blush ha un finish pazzesco, ha un finish che è come traslucido, ha la scrivenza giusta, costruibile, non è subito, non fa macchia e soprattutto si sfuma stupendamente. Cioè, voi vi dovete dimenticare che è un prodotto in crema. Se siete abituati come me alle polveri, non fatevi intimidire, come ho fatto io all'inizio. Questo si usa come un prodotto in polvere, ma questo effetto di naturalezza, di luminosità naturale della pelle che è meraviglioso. Allora, questo è un colore stupendo, secondo me si tratta di Blush Please, che è questo biscotto un po' malva, quasi un nude, direi, ripeto, stratificabile, che è perfetto in questa stagione. Io se ho avuto una tentazione vera durante il Black Friday è comprare un altro blush di questa linea perché veramente mi fa impazzire. Poi ho deciso di non farlo perché in realtà ci sono un paio di colori che mi piacciono moltissimo, specialmente un aranciato bello intenso che però utilizzerei solo d'estate. Quindi ho detto vabbè, adesso ci sfruttiamo e utilizziamo questo con gioia e poi ci penserò l'estate prossima eventualmente a prenderne un altro, però veramente è stupendo, a me fa veramente impazzire. Andiamo agli occhi. Allora, diciamo che ho avuto più che altro due modi per truccarmi questo mese. Ho utilizzato in prima battuta, diciamo, in una delle due modalità, queste tre palette, ma per utilizzare tre colori, uno per ciascuna. E parliamo del blue brown. Il blue brown è uno dei miei colori preferiti per gli occhi. Si tratta di questo colore, che è cangiante, è un duocrome per non parlare forse di quasi un triocrome. Questo è stupendo ed è presente appunto nella palette di Natasha Denona, la Mini Star Palette, che è una delle palette che io preferisco tra quelle che possiedo perché è facilissima da utilizzare e mi dà la possibilità di creare tre look utilizzando i tre colori protagonisti, questo oro brunito, questo bronzo abbastanza chiaro e questo blue brown e poi due colori opachi per finire il look, sono tre tipologie di trucchi occhi che hanno la mia firma. Io amo questa palette, ma questo blue brown è stupendo. Si nota molto il blu che va quasi al petrolio in certi punti e poi ci sono questo colore che vira un po' al bordeaux marrone. Molto intenso, molto molto bello. Poi ce n'è presente uno anche bellissimo in ciascuna di queste due palette di Anastasia Beverly Hills. Questa forse lo sapete, è una delle mie palette preferite. Si tratta della Jackie Aina e qui il colore è questo. Allora, rispetto a questa è sempre un blue brown, però più che al bordeaux nella parte cangiante vira un marrone caldo che si sposa molto bene con questi marroni caldi opachi, sia medi che scuri, che sono presenti in questa palette. Anche questo è strepitoso. Diverso ancora è quello presente nella Nouveau Palette che sto usando tantissimo anche per tutti gli altri colori. Anche questo è stupendo su tutta la palpebra, sono tutti bellissimi. Questo è meraviglioso. Questa è una parte fredda, che non hanno i due ombretti che vi ho mostrato prima, ci sono dei micro brillantini che vanno verso il lilla, quindi diciamo che ha un effetto anche quasi blu marrone rosato che è meraviglioso. Sono tre colori che in cialda sono davvero molto simili, ma che sono stupendi e molto diversi, che hanno delle notevoli differenze in realtà l'uno dall'altro e queste tre palette le adoro alla follia. Ho fatto questi make-up soprattutto quando ho usato
uno dei due rossetti che vi farò vedere dopo nude. Nel caso di oggi, in cui ho usato un rosso meraviglioso sulle labbra, ho utilizzato due ombretti perfetti, secondo me, di Nabla. Si tratta di questo che è Tribeca e questo che è Unrestricted. Allora, sono entrambi ombretti metallizzati, ma non particolarmente shimmer, non con un metallico troppo evidente, ecco, e hanno un finish leggermente diverso l'uno dall'altro. Tribeca, che è quello che indosso oggi, è un marrone rosato che non contiene nessuna pagliuzza, nessun colore diverso da quello che è di base, mentre Unrestricted, che è questo, ve l'ho fatto vedere più volte perché l'ho utilizzato diverse volte quest'estate, è un bronzo medio che contiene delle minuscole pagliuzze glitter oro brunito, sono stupendi, l'effetto è molto naturale, viene fuori uno smoky da giorno di quelli che io amo tantissimo fare e mi piacciono da morire. Li abbino a questi altri due opachi di Nabla, questo è il famosissimo caramel che abbino facilmente a Tribeca, vedete che vado a prendere il colore più caldo che è contenuto in Unrestricted, mentre Tribeca, che è questo marrone rosato, sta benissimo con Narciso come colore di transizione, che poi è il trucco che ho fatto oggi. Amo questi due ombretti, potrei vivere con questi due e con Patin Bronze di Chanel, quello in crema. Io sarei a posto in tutta onestà, però ovviamente non voglio rinunciare a giocare coi trucchi, lo sapete che mi piace tantissimo farlo. Vi parlavo di due rossetti meravigliosi che hanno caratterizzato questo mese e anche qui devo ringraziare Michela perché me li ha regalati lei e si tratta di due rossetti di Lisa Eldridge che sono diventati in assoluto, ma senza ombra di dubbio, i miei rossetti preferiti della vita. Perché la formula di questi rossetti è meravigliosa. Allora, questa è la confezione esterna, avete il nome Lisa Eldridge qui. Questi sono i rossetti, si chiamano True Velvet Lip Color e sopra avete il nome del rossetto con il logo dell'azienda. Questo è Velvet Muse e questo è Velvet Ribbon. Questa sono pesantissimi, è la confezione dei rossetti, satinata stupenda. Qui c'è il logo dell'azienda e qui avete i nomi dei rossetti. Sono calamitati, cioè sono calamitati anche nella chiusura e questi qui sono dei rossetti che anche a vederli sono spaziali, tanto da quasi non volerli usare. Non so se lo si vede in camera, ma li avrete presenti di sicuro. Sui lati sembrano di velluto, veramente di velluto, e vanno a richiamare l'effetto che poi di fatto hanno sulle labbra. Velluto, velluto, io non so come meglio spiegarvelo, non so se lo si capisce così bene in video come vorrei. Ma l'effetto è davvero quello del velluto sulle labbra. Questo rosso Velvet Ribbon è il rosso più bello che ho, non c'è dubbio, eh. Lo sapete che io amo i rossetti di MAC, amo i rossetti di Nabla, quelli della linea matte che vi ho fatto vedere mille volte. Ho avuto in regalo da mio marito un rossetto di Charlotte Tilbury dei Matte Revolution che è molto buono, ma non come questi, mi spiace, ma nella mia nel mio modo di vedere il rossetto perfetto, questi sono favolosi. Si tratta di matte con questo effetto davvero velluto. Non fanno strato sulle labbra, sembra di non averli. Per me il comfort è tutto sulle labbra, sembra di non averli, non tirano, non seccano. Sono meravigliosi e Michela ha indovinato i miei colori. Io ve l'ho detto più volte che per me ormai i rossetti sono nude e rosso. Questo è il rosso perfetto, Velvet Muse, me l'avete visto indosso un sacco di volte, è il nude perfetto. Punto. A che matite li abbino? Esistono le matite abbinate ai rossetti di Lisa Eldridge, che però io non ho.
Velvet Muse, lo abbino con Iconic Nude di Charlotte Tilbury e sta benissimo. Mentre Velvet Ribbon lo abbino alla mia matita rossa, preferita della vita, che è sempre lei. Si tratta della Deborah 24 ore numero 10, quindi anche basso costo. Questo è l'abbinamento e io lo amo semplicemente alla follia. E vorrei dire che Michela mi ha fatto la stessa cosa che ha fatto per il profumo con quest'altro bigliettino. Cioè, no, io veramente non ho parole, non so davvero come ringraziarti. Passiamo un attimo agli smalti, ovvero allo smalto, che è lui, Lacquered Up. Anche qui nessuna novità. Potrei vivere solo con questo smalto. Allora, io no, era tanto che non lo mettevo perché d'estate ho usato di più Fifth Avenue, Too Too Hot. Niente, Lacquered Up è il mio rosso preferito. È per me il rosso perfetto, è un rosso squillante, non è un rosso proprio classico, va un po' più al caldo che al neutro freddo, ma io come mi sento quando addosso questo rosso non ce n'è. Ne ho due di boccette di Lacquered Up perché probabilmente questa stava finendo, o ne ho comprata un'altra che ho iniziato senza accorgermi che avevo l'altra. Ne ho una, direi, a cui manca un terzo e una a cui sono arrivata a metà, ma ne ho comprato un altro. Io questo mese l'ho tolto e messo solo lui. Vi volevo risegnalare un prodotto di cui in realtà vi ho già parlato altre volte, ma siccome in questo mese ho anche rimesso mano un po' alla mia collezione make-up e anche agli smalti, ho utilizzato con grande piacere questo prodotto di Mavala. Si chiama Thinner for Nail Polish. Questo è un prodotto che esce in questo modo con un contagocce. Che cos'è? È un diluente per smalti un po' vecchi. Allora, il metodo della mamma e della nonna è quello di aggiungere, quando lo smalto si fa un po' colloso nella boccetta, un po' di acetone. La cosa risolve solo al momento dell'applicazione, poi comunque lo smalto torna ad addensarsi. Mavala è un brand svizzero leader nella produzione di smalti o di prodotti in generale per unghie, per smalti o per le mani, per i piedi, eccetera. Questo costa un po', intorno ai 14 euro circa, ma io questa è solo la seconda confezione che uso, vi dura 3 o 4 anni. Basta aggiungere 10-15 gocce nella boccetta una ventina di minuti prima di fare la manicure, aggiungete queste gocce e shakerate. Poi lo lasciate riposare. Quando poi arrivate a mettere lo smalto, lo rishakerate e lo smalto torna come nuovo, ve lo assicuro. Ovvio, non può funzionare su quegli smalti che vi siete dimenticati da 7 milioni di anni, in cui non si apre neanche più il tappo perché si è incrostato e lo smalto non si muove neanche più nella boccetta. Cioè, bisogna usare un po' di buon senso. Usatelo con smalti un po' vecchi, magari quelli che cominciano a fare un po' il filo. Quando tirate fuori il pennellino dalla boccetta, in quel modo lì vi tenete giovani i vostri smalti e li potete sfruttare fino alla fine, anche se avete una vasta collezione come ce l'ho io. Restiamo su un prodotto corpo per modo di dire, ma io vi devo assolutamente segnalare questa cosa e poi andiamo su altri ambiti. Io mi sono innamorata di un dentifricio. Si tratta di un Marvis, ho usato spessissimo quello verde classico alla menta, quello nero alla licorizia, è buonissimo, ma questo è uno spettacolo se vi piace lo zenzero. Oggi di zenzero parleremo abbondantemente e lo vedrete poi. Allora, si tratta del gusto Ginger Mint. Questo è zenzero e menta. È meraviglioso, è rinfrescante perché contiene comunque la menta, ma ha quell'aspetto un po' piccantino, pungente dello zenzero che è spaziale. I Marvis non costano pochissimo, costano un po' più di 2 euro, mi sembra. Se volete una versione un po' più economica, ma qui lo zenzero vi deve piacere davvero, questo. Pasta del Capitano, zenzero con antibatterico. Questo sa di zenzero, cioè di quando mangiate e masticate lo zenzero, pizzica uguale.
Quindi dovete proprio amare lo zenzero. A me piacciono entrambi, a dire la verità, li uso in maniera indiscriminata. Diciamo che questo, cioè qui devo avere proprio voglia di questo gusto, questo è un po' più facile, però a me piacciono da impazzire. Ma visto che appunto vi ho detto che avremmo parlato parecchio di zenzero, parliamo un po' di cibo anche. Sono famosissimi i frutti, diciamo, di vario genere, frutta secca di Noverasco. Viva lo zenzero, cupi di zenzero, un'esplosione di gusto. Io che cosa vi devo dire? Questi sono pezzi di zenzero, non sono ricoperti da zucchero, Qui vi esplode la lingua, vi esplode il palato, vi si libera il naso. Vi deve piacere. Io le mangio come fossero caramelle, non uno via l'altro, eh. Ne mangio un cubetto, poi basta per ore, perché è forte. Ma quanto mi piace, quanto io amo lo zenzero, lo amo tantissimo. Lo sapete che oltre allo zenzero, una delle mie debolezze più grandi è il pistacchio. La compro raramente, perché è un problema per me averla in casa, ma questa crema spalmabile al pistacchio di Pisti. Cosa non è? Sembrano pistacchi, vedete, è piuttosto. Mamma, il profumo. Mamma mia. Sembrano pistacchi schiacciati e resi spalmabili. Vedete che è piuttosto liquida, non è ferma come la Nutella ed è un sapore autentico questo di pistacchio. A me piace sulla fetta biscottata la mattina. Io la mattina alterno o mangio semplicemente due o tre fette biscottate nude con un po' di caffè, oppure mangio una sola con una goccina di questo, oppure buonissima anche la fetta biscottata con la ricotta. Aspettate, vado un attimo al frigorifero. So, se ho tagliato, se ho avuto voglia di tagliare. Allora, ricotta questa spalmabile sulla fetta biscottata, sul pane appena brustolito. Questa è spalmabile, quindi non ha un po' le bolle d'aria o i pallini che ha la ricotta normale. È proprio fatta apposta per essere stesa, appunto. Questa con una goccia di sciroppo d'acero. Noi questo l'avevamo comprato perché mia figlia ama i pancake la mattina a colazione e voleva provarli con il gusto, diciamo, originale, però non le piace molto, è molto dolce lo sciroppo d'acero, secondo me, e sul pancake, che è già dolce, per me è un po' too much. Mi rimaneva in casa questo, non sapevo come usarlo. Una goccina, proprio un cucchiaino. Così sulla ricotta, che non è né dolce né salata, e il pane è meraviglioso. Quindi diciamo che io alterno queste colazioni. O una fetta biscottata con questo, o una fetta biscottata e un pane abbrustolito con questa cosa qui. Restando sul pistacchio, sono buonissime questi croissant di mele gatti con crema di pistacchio. Allora, qui la crema di pistacchio è un po' più chimica rispetto a questa. È un po' tipo quella dei baiocchi del Mulino Bianco che vi ho fatto vedere lo scorso mese, come tipologia proprio di gusto, ma è più morbida ovviamente. Ma qual è la cosa bella di questi croissant? A parte che sono mele gatti e il sapore proprio del croissant, la pasta è buona, ma sono come da fotografia. C'è davvero questa quantità di crema di pistacchio e inizia da qui e finisce qui. Non c'è quello sputacchio che c'è in altre brioscine da supermercato. Queste ne mangio una ogni tanto, preferisco evitare questo tipo di cose. Una confezione del genere da quanto? Sono 300 grammi, sono 6 croissant, può durare anche un mese e mezzo, ecco. La mangio anche ogni tanto, mia figlia non ama molto il pistacchio, ma ogni tanto le viene voglia. Ecco, diciamo che non è alla base di quello che io mangio la mattina, ma ogni tanto se sono di corsa
e non ho voglia di fare tutto questo lavoro qui, vado con quella e basta. Altrimenti, con un'altra mia mania del periodo, che è il caramello salato, ho trovato questi yogurt al caramello salato che sono pazzeschi. Yogurt extra goloso caramello salato marca Meran. Ve li faccio vedere così. Ci sono anche altri gusti, ovviamente. Io mangio a volte anche quello alla stracciatella, al caffè, ma questo ho la collina in bocca. Si presenta bianco come yogurt naturale e dentro c'è proprio il caramello che voi dovete andare a mescolare con lo yogurt bianco. È buonissimo. E per restare su pistacchio e caramello salato, queste tavolette Lindt, anche queste mi durano una vita, ma le tengo in frigo queste perché hanno all'interno delle creme, si ammorbidiscono troppo se non le metto in frigo. Una appunto è una tavoletta di cioccolato con la crema di pistacchio e una con il caramello salato. Adoro il fatto che siano richiudibili, vedete? Fate così, lo richiudete. E poi io le metto in frigo, sono pazzesche anche queste. Ma con l'autunno a me e a mia figlia soprattutto viene un'altra voglia pazzesca, ovvero quella dei legumi. Mia figlia adora, ama profondamente le lenticchie, cioè non fatele vedere le patatine fritte, ma mi chiede: mamma, ti prego, fammi le lenticchie. In generale mi trovo molto bene con questi legumi di col fiorito perché non sono da mettere in ammollo. Non sono precotti, semplicemente non sono da ammollo. Qui dice, per quanto riguarda le lenticchie, cottura 30 minuti, 8 porzioni. Allora, per me 30 minuti è poco. Io ho provato una volta con 30 minuti, erano un po' sassoline, un po' durette. Io cosa faccio? Queste sono 8 porzioni, vado a misurarne 2 o 3, dipende se a pranzo siamo sempre io e mia figlia, a cena c'è anche mio marito. Quindi calcolo la quantità. Poi faccio un soffritto in padella classico, poi ci metto le lenticchie, un po' di passata di pomodoro, un filo, proprio una puntina di peperoncino, una puntina di pepe, sale, e poi copro, questo già metto tutto insieme, ecco, a fuoco basso, poi ricopro con acqua, cioè non emetto tanta da farle bollire nell'acqua, ma le copro con l'acqua e vado ad aggiungere acqua, le tengo coperte, una cottura fuoco medio, diciamo, ma ogni tanto ci aggiungo un altro po' di acqua man mano che le lenticchie l'asciugano. Diciamo che però per me, per arrivare a un buon livello di masticabilità, che facciano un po' di cremina e così via, ci vogliono 45-50 minuti. Il farro invece no, con 30 minuti lavorato nello stesso modo, oppure anche bollito, e questo lo uso anche al posto del riso, magari con le verdurine, con le carote, le zucchine, con un po' di curry, come se fosse riso, diciamo. Io amo molto di più il farro del riso e per me questi legumi sono davvero ottimi. Allora, direi che di cibo abbiamo finito di parlare, parliamo di candele. Allora, io le candele le utilizzo sempre, ma ovviamente in questa stagione ancora di più. Per me accendere la candela e leggere è la cosa più godereccia che esista da fare in casa con questa stagione. Allora, io adoro le candele di cera una bolla, si scrive proprio cera una bolla, poi si legge cera una bolla, ecco. Trovate anche la pagina su Instagram, sono due ragazze di Bologna, io le compro queste in Corso Magenta all'erboristeria The Body Green, ve ne parlo spesso. L'anno scorso avevo preso queste, Star Sollow, è una linea ispirata a una mamma per amica, è una candela speziatina, cioccolatosa e dolce, e lo stoppino è di legno e fa cic 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 quando l'avete acceso. Queste candele riempiono la casa di profumo, per davvero. Quella che ho comprato questo mese, Shantaram, Shantaram è il titolo di uno dei più bei libri che abbia letto, insomma non tra i primi 10, però un bellissimo libro. Shantaram, di cosa volete che sappia? Abbiamo spezie, abbiamo legni, patchouli, incenso. È la candela perfetta per questo periodo.
E vi assicuro che sono ottime, le preferisco alle Yankee Candle, mi piacciono da morire. Provate ad andare a cercarle su Instagram, se le trovo vi lascio qua sotto l'indirizzo Instagram, andate a vedere, fanno spesso edizioni limitate, edizioni a tema, sono bellissime, buonissime queste candele. Allora, vi faccio vedere velocemente una cosa di cancelleria e poi passiamo all'abbigliamento. Ho comprato il Reading Journal per il 2023. Chi mi segue per quanto riguarda i libri sa che io ho vari, in realtà, quaderni di lettura, ma nello specifico, diciamo, oggi parliamo del mio diario di lettura, un Reading Journal. Vi ho fatto diversi video in merito, ve ne farò altri di sicuro. Ho trovato questo, quest'anno l'ho trovato in Feltrinelli e lo amo alla follia. C'è scritto Rider, An Explorer of Concepts and Words. È in cartone riciclato morbido, ha l'elastico, ha la copertina morbida, cosa che preferisco. Io quest'anno ho usato una copertina rigida, ma credo che mi troverò meglio così. Ha le pagine, non so se lo riuscirete a vedere da qui, non credo, puntinate da Reading Journal classico. Dentro appunto si apre con la pagina nera. Adoro il fatto che qui abbia una tasca, una taschina, è tutta carta riciclata e cartone riciclato, perché io uso degli adesivi, delle cose che mi servono ad indicare delle specifiche per i libri, quindi le posso tenere qui senza che scappino via. E poi c'è un segnalibro, come vedete, un nastrino segnalibro che parte dall'ultima pagina e che appunto poi utilizzate come un classico segnalibro. Mi piacciono le finiture beige e nero, mi piace che ci sia sopra scritto writer, che abbia l'elastico, è semplicemente perfetto. Mi sarà sufficiente sicuramente per l'anno prossimo. Questa è la marca Let's of London. Questa qui, ripeto, io l'ho trovato da Feltrinelli. Comunque, in uno dei prossimissimi video, per non dire il prossimo, vi farò il video sull'organizzazione della mia giornata che mi avete richiesto anche nel Q&A e vi parlerò anche e vi mostrerò tutti i miei quaderni, quaderni delle liste, eccetera, perché c'entrano comunque con l'organizzazione della mia vita quotidiana. Mi stavo guardando in giro, manca solo l'abbigliamento. Allora, com'è ovvio, l'avete vista in un paio di video, l'ho tirata fuori dalle cose da lavare, ora la lavo. Mi sono ovviamente innamorata di questa felpa che ho preso da H&M degli SDC. È tutta una linea che a H&M di solito ci sono i nomi delle università statunitensi su queste felpe. Ha il cappuccio, è una L, ma è bella over, calcolate che L è grande. È dentro un po' pelosetta, è morbida ma è pelosetta, ha la tasca quella in mezzo centrale tipica di queste felpe sportive. E vabbè, quando io ho visto questo grigio fumo con gli SDC, che è uno dei miei gruppi preferiti, l'ho presa immediatamente. La utilizzo per stare in casa, ma soprattutto la utilizzo per uscire, perché no? Con un bel paio di jeans, una giacca, ci vado a fare la spesa. Va più che bene. E poi due cappotti. Allora, il primo, ho avuto una fortuna incredibile perché l'ho ereditato da mia suocera, ovvero lei l'ha comprato, ma non ci si sentiva, le sembrava troppo grande su di lei, non si piaceva tanto e me l'ha regalato. Si tratta di una cosa meravigliosa. È sfoderato ma caldissimo. Questo mese sono riuscita ad utilizzarlo, probabilmente riuscirò a usarlo ancora un po'. Sapete che io non soffro il freddo, però magari proprio quando c'è meno 2, meno 3 gradi, no, ma finché ci siamo ai 7-8 gradi, assolutamente sì. È un cappotto fatto tipo a cardigan con le maniche raglan, vedete, non ha il giro manica e ha le maniche a tre quarti. È tutto lavorato in cashmere. Questi peletti non volano via, non si attaccano da nessuna parte assolutamente. Ha il collo a camicia con questa greca sotto il collo strepitosa. Ha i bottoni a pressione, le tasche. È dritto, non ha, è assolutamente dritto. E, aiuto,
Sotto la lana è rasata, l'ho messo con i maglioni di lana sotto e non attacca, non dà fastidio. A parte la lavorazione della lana, io adoro i colori. Ecco, forse adesso li sta prendendo giusti la videocamera. Abbiamo blu, viola, fucsia, arancio, rosso. Io amo il viola con i colori caldi, è strepitoso. Mi piace tutto, con i jeans blu scuri questa cosa qui è spettacolare. E poi invece questo non vi so, cioè ha una marca, però è artigianale comunque, non so dove si trovi onestamente. Vediamo se riesco a leggere perché è una firma, come se fosse una firma scritta in corsivo. Chic Appeal. Comunque, credo lavorazione delle lane del Pio. Pazzesco, bellissimo. Invece io ho comprato un cappotto assolutamente basico da tutti i giorni da H&M. L'ho pagato pochissimo, 59 euro, ma quello che mi ha fatto impazzire è il colore. Perché io questo colore non ve lo so definire, ma è esattamente il colore che a me piace anche per il trucco occhi. È un taupe olivastro, direi, marroncino olivastro. Il modello è semplicissimo, non è, è dritto, non è doppio petto, assolutamente dritto. Anche questo arriva sul ginocchio più o meno. Ha la martingala, le tasche molto molto semplice, ovviamente non è niente di pregiato, però non fa l'effetto che fanno altri cappotti di H&M, un po' rigido, ecco, un po' come dire che sta su da solo. È abbastanza morbido, rasato, non mi pare faccia pallini. L'ho utilizzato anche qui tutto il mese, ci sono stata anche in treno tranquillamente. A me piace veramente molto. E sono contenta così, avevo bisogno di una cosa un po' da battaglia, non avevo necessità di chissà cosa e con questo mi trovo davvero molto bene, mi piace davvero tanto. Ecco, con questo ho terminato di parlarvi dei prodotti che hanno più caratterizzato questo mese, mi sto guardando in giro e vi ho parlato di tutto, sì, spero di esservi stata utile in qualche modo o di spunto in qualche altro, vi mando un bacio grande, come al solito vi ringrazio tantissimo. E alla prossima se vi va. Ciao!